Allora, amici, siamo in diretta sul pirellone dove Giulia sta covando le sue uova. E è il 25 marzo del 2024 alle ore 12:30. La schiusa dovrebbe cominciare verso il 29:30, 31. Il primo piccolo si dovrebbe vedere in quei giorni lì. Ed è uno spettacolo meraviglioso che io consiglio a tutti, perché chiunque si può collegare. Guardate nella panoramica laggiù in fondo, si vede tutta la catena delle Alpi innevate, perché ci sono state abbondanti nevicate di recente. Il Pirellone è alto, non mi ricordo, ma un centinaio di metri. E loro dal 2014 che lo hanno scelto come luogo per edificare. Quando se ne sono accorti hanno creato questa specie di conca con delle pietre particolari perché è così che loro nidificano, ecco, sul duro praticamente. Lo spettacolo inizia quando nascono i piccoli. Allora vedrete il padre arrivare con una preda nel becco. E si affrettano l'uno o l'altro o tutti e due a imbeccare i piccoli. Se avanza qualche pezzo di preda se lo portano via perché nelle vicinanze sicuramente hanno un luogo da cui non perdono di vista il nido e dove vanno a mangiare santa pace. Ripeto, è uno spettacolo stupendo. Comincia a gennaio con l'accoppiamento, il corteggiamento e poi a marzo c'è la prima deposizione di uova, ai primi di marzo. Questa volta hanno cominciato prima, hanno cominciato il 25 aprile, mi sembra, il 25 febbraio. Quindi è sufficiente che andate su Google e cercate Pirellone, Falchi, Webcam, ecco queste parole. E trovate le due telecamere, ci sono due telecamere, scegliete quella che vi piace di più e godetevi questo spettacolo. Ciao ciao, scusate la voce, ma giovedì scorso hanno fatto un'operazione senza anestesia praticamente, ho gridato come un pazzo e ora la voce è andata via e ritornerà. Ciao carissimi. Non mi riesce di chiudere.